Noi siamo riusciti con UIS sì. a mettere insieme tutti i database pubblici italiani, catasto, camere di commercio, conservatoria, tribunali, eccetera. Quindi è il più potente motore di ricerca italiano delle persone. Le agenzie immobiliari basta che inseriscano un nome dentro e possono avere tutte le informazioni relative alle proprietà, alle pignoramenti, eccetera. Io direttamente vado online e la faccio vedere com'è la piattaforma, sì, faccio prima a farla. E, come vedete, metto il microfono qui, come vedete c'è un motore di ricerca dove io posso inserire qualsiasi nome, per esempio posso mettere Daniele Mancini che è nato e che vive a Milano. A questo punto lui si collega, vedrà, è proprio un motore di ricerca, vedete, se io inserisco anche solo Daniele Mancini, siamo in tanti, mi fa vedere tutti i Daniele Mancini, dove sono nati, chi sono, posso metterli in ordine di data di nascita, eccetera. E che cosa faccio? Se vado su quello di Milano, sono io, quando entro dentro, noi in un secondo andiamo a fare un'interrogazione su tutte le misure, che cosa diamo? Misure catastali, diamo la... io non ho nessun pignoramento, dove ho vissuto, non ho negatività né sulla persona né sulle società, i valori delle mie quote delle case, cioè io ho 3 case, vedete, e quante sono con il valore totale delle mie quote, e poi siamo collegati online al catasto, alla conservatoria e alla camera di commercio. E, il patrimonio, entro qui mi vedo tutte le case che ho, vedete in questo caso ho delle case, posso andarmi a vedere i comproprietari, mi vedo la casa mia e i miei comproprietari, dov'è, questo è il palazzo, dove è l'immobile, la mappa, eccetera. Quindi immaginate, in un secondo io posso, quando mi entra la persona in agenzia o mi manda una richiesta specifica, noi in un secondo, ce l'ho al telefono, in un secondo sappiamo tutto della persona. È andato un po' a cambiare il mondo dei social, quelli user generated content, che lì sono informazioni che vengono generate dall'utente, noi invece sono tutte fonti pubbliche ufficiali, ed è bello che viene fatto tutto con l'app. Con l'app, anche mentre ho il telefono, ho incontrato una persona al bar, oggi ho incontrato qui una persona, me la vedo e la controllo. Lo stesso però è importante andare a vedere che cosa fa questa persona, cioè quali sono le cariche, il curriculum è vero però, non come sempre user generated. Vedete, in questo caso io ho 3 cariche attive, sono amministratore unico di 3 società, i miei immobili che ho ce l'ho qui dentro la mia società immobiliare, ho 3 cariche recesse, quindi si riesce anche qui a vedere la persona che è entrata in agenzia, veramente chi è anche a livello di cariche attive, recesse, tutto all'interno della stessa indagine. Questo è per quanto riguarda un'indagine, poi se per caso volesse essere negativa, io vado a vedere per esempio una negativa, vedete che la negativa esce rosso con degli eventi, ci sono dei procedimenti, degli eventi, ma il bello qual è, non solo mi dà il rosso, ma io posso andare a vedere sempre con la stessa indagine quali sono gli eventi, quali sono i procedimenti, i fallimenti, mi vedo l'ipoteca, il pignoramento, mi vedo tutto. Per quanto riguarda invece la società, io è un'altra indagine, per ogni società basta che scrivo il nome tipo Costa Crociere e mi posso vedere tutti i dati di fatturato, il numero di dipendenti, dov'è la società, anche qui mi vado a vedere se ha dei problemi la società come protesti o pregiudizievoli o come esponenti principali e mi collego sempre al catasto e alla conservatoria online. Questo è, non viene più utilizzato oramai sistemi come Sister, che sono, sì, è l'agenzia delle entrate, però sono vecchi e macchinosi. Invece noi con UIS abbiamo ricreato il catasto italiano e quindi tu direttamente da qua ti vai a scaricare tutti i documenti ufficiali, perché sono proprio i documenti dell'agenzia delle entrate, a, non so, la catastale a 99 centesimi, l'ipoteca, la planimetria. Siamo gli unici anche a fare una planimetria veloce con una delega in automatico, tutto online dall'app o dal desktop, così come puoi andare in conservatoria e quindi ti scarichi l'ipotecaria, ti scarichi l'atto notarile post 2012 in un secondo, sempre senza aspettare. Non è che come siamo gli unici in Italia ad aver collegato la conservatoria e a scaricare l'atto notarile, così come posso andare anche in camera di commercio a dei prezzi bassissimi per scaricarmi la camera ordinaria, la storica, eccetera.
tutto ciò che scarico va a finire nel tuo catasto. Vedete che quindi come strumento ha una potenzialità pazzesca la tua indagine. Poi per quanto riguarda invece tutta la struttura del catasto, io basta che scrivo una via qui sopra sul mobile catasto, io scrivo una qualsiasi via, o scrivo un foglio particella subalterno, cioè entro direttamente dentro l'immobile, mi vado a vedere per esempio questo un numero civico, mi vedo tutti i subalterni che ci sono in questa casa, in questo palazzo, vedete che io ho qui in questo caso 58 subalterni, vado in giro, cammino per strada, vedo un cartello vendisi, mi interessa quella casa, vedo un cartello affittasi, iscrivo qua il numero civico, vedo a che piano è, in questo caso il terzo piano, non so, al secondo, al terzo piano, ci sono tre immobili, ci clicco dentro, mi scopro automaticamente online velocemente il proprietario, mi metto sotto monitoraggio l'immobile per 6 mesi, 12 mesi, 24, così se cambia il proprietario mi arriva un alert, mi scarico sempre la visura catastale, la visura ipotecaria, la planimetria. Quindi immaginate che oramai è cambiato totalmente il modo di lavorare, si dice di fare zona, degli agenti immobiliari, perché anche dall'ufficio tu ti puoi fare tutta una via e ti scopri tutti i proprietari online e subito. Lo stesso l'abbiamo fatto se tu poi entri direttamente cliccando sempre su questo pulsante, su questo pulsante qua, ti si apre la mappa italiana di tutta l'Italia e noi qua tu puoi mettere un indirizzo direttamente che è collegato in Google, entro dentro e mi vedo per tutti gli immobili d'Italia, mi posso già andare a vedere, vedete che entro dentro, mi vedo già i dati catastali, mi vedo dove sono, scusatemi, mi vedo i dati catastali, mi vedo la, anche qui clicco su questi pulsanti, mi scopro i proprietari, quindi io navigo dentro questa mappa in maniera totalmente diversa rispetto all'iscrivere indirizzo e io in un secondo mi posso vedere tutti i dati catastali dell'immobile ma anche dei terreni, quindi immaginate la comodità per fare una cosa del genere. Daniele, scusa se ti interrompo, visto, mi ritorni per piacere due pagine prima, qua? Quella no. Prima, vedevo immobile salvato, annuncio pubblicato, che informazione è quella? Allora, tu ogni volta puoi prendere questo immobile e lo salvi nel tuo catasto, o si salva in automatico ogni volta che scarichi le misure, sì, la catastale, eccetera, tu ti ritrovi in automatico tutto e si crea finalmente il tuo catasto, cioè l'agenzia avrà avrà tutti gli immobili caricati, sì, e per ogni immobile con il subalterno entri dentro e avrai le visure che ti sei scaricato, quindi è tutto in automatico, prima doveva farlo tutto manuale l'agenzia, sì, quindi dove, invece adesso è tutto, tu ti scarichi una catastale, siccome lavoriamo col subalterno mettiamo tutto dentro, così come ti puoi associare tutti i clienti. E tutti i clienti, il bello qual è? Siccome abbiamo fatto l'indagine, io ogni cliente posso mettere con un indice di confronto, che si chiama indice di confronto che abbiamo creato noi, sono tutti algoritmi interni nostri, io vado a capire il cliente che è messo meglio economicamente rispetto all'altro. Quindi è normale che se io devo andare a fare una locazione di questo immobile mi porto solo quelli che se lo possono permettere, solo quelli che hanno immobili, perché così se hanno immobili e non paga l'affitto gli possono vede pignorare i beni. Se devo andare a un mutuo, un cliente rosso come quello che ho fatto vedere, sicuramente il mutuo non glielo danno. Se devo andare a fare una visita, mi porto solo a fare una visita dell'immobile, elimino tutto il turismo immobiliare e mi porto solo i clienti che si possono permettere. Ripeto, è una, oggi noi siamo un'azienda, abbiamo più di 6.000 agenzie, 7.000 agenzie che lo utilizzano quotidianamente. E, abbiamo circa controllato 6 milioni, 7 milioni di italiani che sono entrati in agenzie immobiliari, così come abbiamo ogni giorno facciamo migliaia di misure, di planimetrie, velocissimo, perché poi dopo col cellulare, adesso non è collegato il cellulare, e tutto si fa tramite app, e a quel punto io ho conosciuto un cliente al bar, mi parlo con lui, mi dal nome risalgo perché con questo algoritmo velocissimo per capire chi è quella persona, clicco e mi vedo tutte le case, gli faccio al volo la misura catastale, gliela mando via WhatsApp e mi faccio dare anche il cellulare, quindi io sono a posto e ti presento in maniera totalmente professionale con il cliente. Fate anche analisi con il CRIF? Con questo? Allora, su questo stiamo lavorando, c'è un'analisi sul cliente, come ha visto, sulle persone fisiche, che è uno score di quante delle varie negatività, di che tipo di eventi gravissimi, eccetera, per avere uno score,
Per lo score invece tipo CRIF o altri score, che sicuramente lo andremo a mettere, però ricordiamoci che lì è necessaria la delega. Mentre tutto ciò che avete fatto qui è tutto senza delega, è tutto pubblico, quando andiamo stiamo mettendo tanti, noi ogni settimana, ogni mese sviluppiamo nuove funzionalità, così come questa di CRIF, eccetera. Però lì ricordiamoci sempre che bisogna avere la delega del cliente finale, altrimenti si entra in un mondo non assolutamente lecito del quindi della l'analisi per vedere l'analisi del CRIF serve una delega della... serve sempre la delega, noi non possiamo dare oggi senza chiedere autorizzazione la planimetria, infatti chiediamo la delega, il casellario giudiziario non lo diamo, per diciamo questi report dei FIC si chiamano, ci vuole la delega, e anche non possiamo neanche dare la residenza, cioè io dico che queste sono le vie dove ho vissuto, ma non dico qual è la via, perché la residenza io non posso dire qual è la vera residenza, ok? Per motivi di privacy. E proprio per me, per motivi di privacy. I costi sono bassissimi, perché parliamo di qualche decimo di euro all'indagine, l'indagine viene caricata solo la prima volta. Dopo il cliente, l'agenzia immobiliare che utilizza questo sistema, può quando vuole richiamare, ma tanto è gratuito l'aggiornamento. Noi paghiamo, ma per lui, siccome lo utilizzerà almeno 4-5 volte, andrà a ricontrollare quel cliente, perché una cambiare, un assegno può uscire da un momento all'altro, prima della proposta, prima del rogito, o andare a ricontrollare dopo che hai venduto una casa, se è stata trascritta bene nel catasto, a questo punto per lui è gratuito, è veramente una piattaforma low cost, certo. E per quello stiamo facendo milioni e milioni di indagini al giorno, diciamo, siete degli spioni informatici. Siamo un'agenzia investigativa di base, noi siamo un'agenzia investigativa, però... diciamo, abbiamo sempre lavorato nel mondo immobiliare digitale, conosciamo bene come lavora un'agenzia e cerchiamo anche tramite tantissima formazione, perché qua ci vuole formazione, oggi tutti i network utilizzano questa piattaforma, tutti, quindi il gruppo Tecnocasa, Remax, Tempo Casa, il gruppo Trire, hanno messo nei loro pacchetti advertising, hanno messo di default dentro Wiz, quindi lo utilizzano tutti loro. È più difficile andare sull'individuale, soprattutto per la formazione, perché qua bisogna saper leggere i dati, quando lo vedi rosso, perché quella pregiudizievole, andiamo a vedere, perché il bello qual è, anche la pregiudizievole quando entri dentro, adesso io sono verde, non ce l'ho, ma tu ti vai a vedere con chi ce l'hai, con quale banca, il valore, devi capire quanto è rosso, anzi se è rosso, un bravo agente immobiliare dice guarda è una casa, vendetela, così cerchiamo di capire come rientrare nella tua posizione finanziaria. Sì, diciamo che più che altro questo è uno strumento che può andare a eliminare determinate dinamiche con il cliente che magari ha anche un po' di vergogna per delle situazioni in corso o passate dove ci sono state delle criticità, ma che magari si possono risolvere, perché purtroppo sappiamo che nel mercato il momento di difficoltà può sempre succedere. Il problema è non avere la trasparenza di comunicazione con il cliente e magari avviarsi verso un processo dove poi si arriva magari al momento che c'è da fare il mutuo, ma io ho un mutuo che non avevo pagato, non mi ricordavo più. Perdere tempo. E quello si fa. È la prequalifica del cliente oramai, tu la devi fare appena ti entra la prima volta in agenzia il cliente, la prequalifica è fondamentale. Chiaramente sì. Vedevo c'erano delle altre pagine, scusa, poi ti ho interrotto. No, diciamo, io ho fatto una sintesi adesso, dopo ci sono tantissime altre funzionalità, però per dare un, diciamo, anche perché oggi noi con la nostra società GoNext lavoriamo per le agenzie immobiliari, e questo è un progetto, l'altro progetto è anche Cerca Casa, abbiamo ricomprato il cercacasa.it, e questo è la più grande community italiana di agenti immobiliari, dove tu puoi tranquillamente ricercare il qualsiasi professionista, che sia un agente immobiliare o un consulente del credito. Io voglio ricercare, non so, a Roma tutti gli agenti immobiliari professionisti verificati, essendo Cercacasa collegata alla Camera di Commercio, entro dentro e quindi io qui mi vedo tutti gli agenti immobiliari che ci sono a Roma, li posso vedere anche su mappa, e il bello qual è che con il filtro io posso scegliere tutti gli agenti per quale tipo di attività, per quale specializzazione, il tipo di incarico, se in esclusiva o non esclusiva, che lingua parlano, se collaborano tra di loro, gli anni di esperienza, vogliono un agente immobiliare da 5 a 10 anni. E quando si entra nell'agente immobiliare, io potrò andare a vedere tutta la storia dell'agente immobiliare, quindi la descrizione, dove lavora, le specializzazioni, lui compra vendita e locazione, tutti gli annunci, mi posso andare a vedere i traguardi raggiunti, le informazioni tecniche,
le esperienze lavorative come LinkedIn oramai. Quindi in questo caso la nostra azienda sta lavorando per eliminare l'abusivismo in Italia. Ogni giorno io vedo al mio computer tutti gli abusivi che provano a entrare in cerca casa, che non essendo codice Ateco 6831 vengono rimbalzati. E quindi, perché noi qua accettiamo solo agenti immobiliari, certificati e verificati, lo facciamo online perché sapete come farlo. E quindi quando si parla con le agenzie, noi stiamo lavorando proprio per le agenzie immobiliari, una delle più grandi banche italiane, questa è una news che darò anche in plenaria, mentre Unicredit ha scelto di aprire le agenzie Unicredit Subito Casa, quindi di dotarsi una rete, Intesa San Paolo uguale, una delle più grandi banche italiane ha deciso di utilizzare il network di professionisti certificati di cercacasa.it. Quindi è una rivoluzione nel mondo bancario che finalmente ha riconosciuto l'importanza della intermediazione fatta bene, eliminando l'abusivismo, eliminando i privati e quindi con innovazione tecnologica, e quindi a breve saremo sulla più grande banca italiana come network di professionisti certificati, e questa è aperta a tutti, basta che siano agenti immobiliari. Agenti immobiliari, siano 68 abilitati. Abilitati, assolutamente. Chiaro. E questo l'abbiamo sviluppato in più di 2 anni, è una tecnologia totalmente nuova, e oggi è la più grande community in Italia, abbiamo circa 9.000 agenti immobiliari certificati e verificati che fanno parte della community. Ottimo. Beh, è fatto un intervento molto esplicativo. Io avevo delle domande, ma praticamente risposto a tutto nel tuo intervento. Wiz, quindi ritorniamo sull'importanza della gestione del dato, della gestione nelle relazioni anche con il cliente. Secondo te, ti faccio una domanda slegata dal concetto, ma che secondo me può tornare utile. Come si può approcciare l'agente immobiliare nel momento in cui viene a scoprire che ci sono delle criticità nei confronti di un cliente tramite un'indagine WIS? Come consigli di porti nel confronto del cliente? Dipende dagli importi, perché intanto se c'è una cambiale da 500 euro, mi è capitato lo scorso mese, c'era un cliente che aveva una cambiale da 500 euro, ho capito che non era un grande problema. Bisogna veramente valutare che tipo di negatività, perché noi diamo i dettagli, siamo gli unici proprio a dare tutti i dettagli all'interno dell'indagine. Quindi se uno vede che ha 2 fallimenti, il fallimento io lo chiamo un po' lo sport italiano, perché molti clienti, molte persone falliscono, poi ne creano un'altra di agenzia e riescono a continuare a lavorare. Se uno vede che ha tanti fallimenti, infatti per noi è un evento gravissimo quello, così come i pignoramenti degli immobili, bisogna nel pignoramento degli immobili andare a vedere con chi hai il debito, se con l'erario o con le banche, anzi se con le banche si potrebbe prendere l'opportunità per fare un saldo e stralcio, quindi qui si può arrivare anche, e la utilizzano molto anche le aste, questa piattaforma, e chi segue le aste per andare a vedere chi è il debitore. Quindi a secondo del dettaglio, andare a leggere bene il dettaglio, capire come comportarsi, ripeto, capire anche se fare un percorso con il cliente, qui la figura dell'intermediario professionale, dell'agente immobiliare che deve, o del consulente del credito, perché tutti ci utilizzano, noi i consulenti del credito utilizzano tantissimo, e capire con il cliente, dire guarda hai una casa, vendiamola, oppure non ti puoi permettere questa casa, inutile che pari di tempo con una casa da 700.000, forse è meglio che andiamo a vedere una casa da 400.000, da 300.000, ah non lo voglio col mutuo, ma guarda che il mutuo 100% non te lo danno perché non passa. Quindi ti presenti in una maniera totalmente diversa rispetto ad un cliente. Io oramai, prima di fare qualsiasi riunione, mi controllo le persone che parteciperanno alla riunione, perché so a priori di cosa parlare, come parlare con le persone che ho di fronte a me. Infatti who is significa chi è. Chi è però con la U invece della O, e chi è l'utente, chi è lo user che è di fronte, chi è lo user dall'altra parte, chi è l'utente. Ecco, già la rosa verde anche nel logo aziendale è proprio capire che tipo di utente, e se puoi offrirgli un caffè, offrirgli una cena, portarli in vacanza o non perderci neanche tempo. Diciamo un software che aiuta un processo di consapevolezza per agenti immobiliari e clienti. Sì. Grazie Daniele della tua presentazione. Mille.